Marzio Presciutti Cinti, cosa l'ha portata a candidarsi con il movimento 10 volte meglio e come cercherà di conquistare il voto degli umbri? È stata un po' una necessità. Noi abbiamo preso consapevolezza che purtroppo la classe politica che ha governato l'Italia almeno negli ultimi 30 anni ha prodotto risultati estremamente negativi. Ecco perché tanti professionisti, imprenditori, manager, ricercatori scientifici, scienziati e professori universitari ci siamo tutti ritrovati intorno a un obiettivo, quello di portare in Italia un ambiente competitivo che crei lavoro, che crei valore. È questo il mio impegno per l'Umbria e per l'Italia. Le motivazioni di partecipare alle prossime elezioni politiche nascono proprio dalla gente che ci ha voluto sostenere il nostro disegno. In 28.000 hanno firmato per consentirci di essere presenti a queste prossime elezioni politiche. Quindi la motivazione principale è quella di dare una risposta a tutte le persone che in qualche modo hanno visto in noi una forza politica diversa. È veramente in grado di dare un contributo alla rinascita di questo paese. Considerando il fatto che il governo probabilmente che si andrà a costituire sarà di larghissime intese, come si collocherà 10 volte meglio una volta in Parlamento? Allora, diciamo che noi non ci stiamo facendo questo tipo di discorsi ex ante, perché proprio perché siamo tutti persone incredibilmente pratiche che vengono dalla vita professionale, imprenditori, ma anche professori universitari o come nel mio caso, rappresentanti dello Stato, vogliamo ragionare sul reale. Nel caso in cui, e noi siamo ambiziosi, ci crediamo, raggiungessimo il 3%, ci porremo il problema che sarà ovviamente risolto nella maniera in cui riteniamo sia valido, sia trovando adesione verso le nostre idee e riscontrando la possibilità di creare insomma, qualcosa di comune, perché a noi quello che interessa è il paese, per cui cerchiamo di essere incredibilmente pratici e concreti da questo punto di vista, però appunto vediamo come va.